sono costretta a dare subito inizio, nonostante sia molto piacevole anche che vi incontriate qui da noi. Credo che uno dei sensi sottesi a queste nostre attività eccetera è proprio quello di incontrarci con i protagonisti dell'arte oggi, ma anche di incontrarci tra di noi, di commentarli, e che il Madre divenga appunto un luogo di costruzione, di costruzione di sensi diversi. E però questa sera devo appunto mantenere la promessa fatta a Monica di essere molto stringata e molto rapida, perché vogliamo tutto il tempo godere di conoscere questo artista che è Alessandro Sciarroni, e di sentire quello che hanno costruito insieme, perché in fondo poi gli incontri di Monica sono proprio questo, no? Costruire un dialogo con i personaggi, con le personalità che invita, tale non solo da farci comprendere il loro lavoro eccetera, ma che ci indichi delle strade possibili. Quindi sono molto grata a Monica, che con questo terzo incontro di quest'anno conclude la serie di Costruire Comunità di quest'anno, e sono molto felice di concluderla con Alessandro Sciarroni, che conoscevo poco, e grazie appunto alla scelta di Monica, perché devo riconoscere a Monica questa grande lucidità. Lei voleva a tutti i costi un personaggio che fosse legato al mondo della danza, e ha trovato una personalità che veramente non appartiene solo al mondo della danza, appartiene al nostro mondo, ammesso che esista più un mondo della danza. Ne parlavamo poco fa con Gennaro Cimmino, io non lo penso più da molto tempo, penso che queste barriere, come ha detto lui pochi minuti fa, sono state già abbattute nei nostri anni di formazione, gli anni 70. Già allora noi dicevamo che la barriera non esisteva più tra teatro, danza, arte eccetera, però oggi questo si è come dire, si è radicato nelle coscienze delle persone, e si è radicato soprattutto nel modo di vivere queste discipline, che non sono più discipline dalle pareti chiuse e dai confini invalicabili. Per cui grazie molto a Monica, grazie molto a Alessandro per la generosità di essere qui, grazie a Eva che ha condiviso da subito questo incontro, che già questi incontri curati da Monica, che già avevano luogo lo scorso anno prima del suo arrivo, e li ha condivisi con passione, impegno, mettendoci anche tutta la sua capacità e tutte le sue conoscenze. E grazie soprattutto a tutti voi che ci seguite con grande affetto e dedizione. E così siamo alla battuta finale di questo secondo ciclo, e anche per me è un'occasione di ringraziamento, perché Costruire Comunità è stato effettivamente un'azione che Monica Coretti ha portato nella programmazione del Madre, che ha significato una costruzione di una serie di flussi di lavoro e di relazioni, a partire da come il team interno ha reagito e interagito alle relazioni concettuali e di progettazione portati, che ovviamente anche una serie di intellettuali che si alternano in questa stanza e che raccontano delle proprie esistenze, le proprie passioni, il proprio lavoro, hanno alle spalle un percorso organizzativo che è stato assolutamente e profondamente condiviso, e non credo che sia un caso che questo sia successo all'interno di un progetto come Costruire Comunità. Quindi mi preme ringraziare questa sera, me le sono scritti per non dimenticare nessuno, sono figure care e vicine a noi, ma non si sa mai in questi casi, quindi hanno lavorato per Costruire Comunità Libera Durante, Alberta Romano, Beatrice Butti, Paolo Branco, Chiara Sorrentino, Lorenzo Xiques, Edoardo Milone e Alessia Canelli. Vi chiedo per loro un applauso.
Ed è sicuramente anche per questo aspetto di costruire comunità fin da dentro al team del museo che sono io che ringrazio la Presidente per avermi offerto questa possibilità di continuità nella programmazione, di poter contare ancora nella visione che Monica Coretti vuole portare rispetto al sistema dell'arte, che appunto quando siamo qui, quando siamo in presenza di questi fiori e di questo tappeto, non ci viene tanto da chiamare sistema, ma da chiamare comunità. E vorrei anche sottolineare che in realtà anche tra gli invitati ci sono delle relazioni contenutistiche forti. Voi, chi di voi e molti sono stati dei fedeli e appassionati di costruire comunità, ricorderete che abbiamo iniziato in marzo con Davide Quadrio, che ci ha mostrato delle immagini di un progetto bellissimo che è Fluxo, raccontandoci come in un momento importante per lui intellettualmente, professionalmente ma anche umanamente, come quello del suo rientro dall'Oriente in Italia, poter parlare, interlocutare e pensare insieme ad Alessandro Sciarroni ad un grande contenitore come questo Fluxo, di cui forse parlerete, quindi non anticipo nulla, è stata un'occasione per capire come ricollocarsi e come costruire queste identità che, come Alessandro racconterà, sono delle identità non solo transdisciplinari ma sono anche apertamente transculturali, e questo è qualcosa che, rispetto al quale la programmazione del Madre non può che essere completamente adesa e appunto appassionata. Quindi vi ascoltiamo con piacere, grazie a voi di essere stati con noi per questi appuntamenti e di essere qui questa sera, e buon ascolto. Beh, i miei ringraziamenti non sono dovuti, ma ci sono tutti. Sono dei ringraziamenti per aver accolto una rassegna, diciamo, di incontri che in realtà era iniziata molti anni fa e che invece la Presidente Angela Tecci ha voluto fortemente. E questo costruire comunità è stata un'esperienza bellissima quest'anno, perché ha creato quello che Eva ha detto sin dall'inizio, cioè ha creato relazioni ed amicizia. E le relazioni e l'amicizia sono il frutto anche degli incontri, perché Alessandro me l'ha fatto conoscere Davide, cioè Davide Quadrio, il direttore del Museo Arti Orientali di Torino. Io volevo assolutamente qualcuno che avesse a che fare con il museo, cioè con le arti performative e con la danza, e mi fece il nome di Alessandro, e confesso, la prima volta che ho visto i lavori di Alessandro ho detto: mamma mia, che cos'è questa roba? Perché non sapevo di che cosa stavamo parlando. E quindi il mio ringraziamento va anche ad Alessandro per avermi aperto nuovi mondi. E il mondo di Alessandro è un mondo nella quale le lingue, i linguaggi diversi si amalgamano, perché lui inizia come artista, attore di teatro, e poi mentre fa l'artista di teatro studia all'università storia dell'arte, ed è particolarmente affascinato dalle performance degli anni 60 e 70. E dopo 10 anni di teatro decide che non è quella la sua strada, va via, e ci sta tutta una storia che adesso ci racconterà. Però la cosa che volevo dire qua, prima di, diciamo, di far accomodare Alessandro, è che in realtà questa capacità che lui ha avuto di mischiare i mondi ha spostato in qualche modo il confine dell'arte, cioè nel senso che prima c'erano dei confini molto rigidi. Infatti ci racconterà che i suoi lavori all'inizio non venivano capiti dal mondo del teatro, ma non venivano capiti neanche dal mondo della danza. E quindi anche questo è un altro modo per spostare i confini, che è stato un poco quello che noi abbiamo desiderato fare qui. Cioè, noi abbiamo desiderato non solo raccontarvi le storie di questi personaggi, ma diciamo l'obiettivo che ci ponevamo era quello di farvi andare a casa con qualche domanda in più. Cioè, le pratiche artistiche, che poi significa le pratiche di vita delle persone che sono qui,
ci interrogano proprio come persone nella nostra quotidianità. E quindi io sono profondamente grata ad Alessandro per aver spostato il confine e avercelo fatto vedere, quindi lo invito ad accomodarsi, grazie, e lo ringrazio tantissimo. Allora Alessandro, vedi se funziona un attimo il microfono. Eccomi. E io vorrei partire da dove sei nato. A San Benedetto del Tronto. Forse non eri molto preparato su questo. sì, nelle Marche, a San Benedetto del Tronto. San Benedetto del Tronto, non so se lo sapete, ma è una cittadina delle Marche, quindi dove il cielo e il mare sono dei confini molto labili, non si capisce bene qual è il cielo e qual è il mare. E poi al contrario, diciamo, del nostro mare, che è sempre un mare molto profondo ed è un mare, soprattutto a Napoli, Napoli è una città senza mare, cioè un mare che tu vedi da lontano, ma che poche persone ne possono usufruire. Invece il mare marchigiano è un mare di tutti, quindi è un mare che quando uno va a mare vede il bambino che mangia, il panino, sente tutte le storie. E quindi secondo me tutto questo ha molto influenzato il lavoro in qualche modo di Alessandro, che è iniziato, dicevamo, come attore, ma poi raccontaci un poco che cosa succede, se ti va. Ma innanzitutto grazie per questa introduzione fantastica, grazie anche a Eva e alla Presidente. E, sono molto felice di essere qua. Anche noi. Dicevo, l'ultima volta che ero stato al Madre probabilmente ero ancora uno studente di storia dell'arte, muovevo i primi passi nel teatro, anzi no, gli ultimi passi nel teatro. E, qual era l'ultima la cosa? La domanda che... era, da attore c'è stato cosa? E quindi mi chiedevo cosa c'è stato dopo. Sì, sì, infatti ti avevo appena detto che non mi emoziono mai ai talk. E invece ti ho fatto emozionare. Sì, sì. Sì, no, in realtà io facevo, sì, sono nato nelle Marche, ho frequentato conservazione dei beni culturali a Parma e nel frattempo ho iniziato a lavorare in una compagnia di teatro di ricerca come attore per 9 anni. E i miei supereroi però allo stesso tempo erano tutti quegli artisti, no, della body art degli anni 60 e 70 che facevano queste azioni fortissime, radicali, dove il sangue era sangue vero, eccetera eccetera, e dove c'era un uso del corpo estremo in quegli anni lì. E poi ho chiuso la mia relazione con la compagnia con la quale lavoravo e ho fatto il primo... Mi sono preso un anno per farmi passare l'esaurimento nervoso, ho creato un primo lavoro, un anno sabbatico si dice, e è nato questo lavoro che appunto forse mi aspettavo. Con due fuoriusciti dal teatro, no? Sì, che erano... sì, tra l'altro il primo Chiara lavoro è stato creato con Matteo Ramponi e Chiara Bersani, che negli anni è diventata una artista, attivista, coreografa molto molto importante, mentre invece in quel momento storico, ecco, io era la prima volta che dirigevo qualcuno dall'esterno. Chiara e Matteo in realtà lavoravano come performer già da diversi anni, ma si sono in un certo senso affidati al mio sguardo, che guardava per la prima volta, no, un oggetto dall'esterno. E quindi ci sentivamo invece molto nudi, molto fragili. Quel lavoro parla di questa sensazione qua, no? E però lì... c'è una cosa che forse loro non sanno e quindi che forse bisogna dire, nel senso che nel 2007 mi sembra che è stato il primo lavoro che hai fatto con loro. Chiara Bersani è una, posso dire, una persona disabile. Sì, certo, sì, sì. E quindi questa è, mi sembra una cosa da sottolineare, perché era, credo, la prima volta che ci stava l'inclusione di una persona disabile in una, diciamo, all'epoca era quasi una performance, no? No, la prima volta non direi, nel senso che poi nella compagnia dove lavoravamo era una compagnia integrata, nel senso che la presenza di attori e attrici con disabilità era appunto... faceva parte proprio della poetica della compagnia. Si trattava del Premio Internazionale della Performance, che oggi non esiste più, ma all'epoca era una manifestazione abbastanza importante,
che si svolgeva tra Trento e Dro. Al primo anno in giuria c'era Marina Abramovic, ecco, in quell'anno lì noi eravamo gli unici di estrazione teatrale con un background teatrale e c'erano altri 11 partecipanti che erano tutti artisti visivi, no? E quindi per la prima volta capimmo che il nostro linguaggio, probabilmente, come dico sempre, riassumo in poche frasi, anni poi, però sì, capimmo che il nostro linguaggio era probabilmente troppo minimalista per il teatro di ricerca e troppo teatrale, troppo barocco, probabilmente per la performance da galleria, perlomeno in quel momento storico. Oggi è tutto più mescolato, in effetti. E quindi non vincemmo niente. Però poi dopo ti venne suggerito di mandare le tue cose ai Festival della Danza, perché una cosa molto importante di Alessandro è che non solo lui produce, e lo vedremo, spettacoli, ma fa anche tante altre cose, cioè fa laboratori, partecipa a festival, fa residenze per altre persone. E questa è una cosa importante, ma per ritornare alla danza. Sì, mi dissero: perché non mandi il tuo lavoro ai festival di danza contemporanea? Io dissi: ma come mai? Perché no? Non aveva mai danzato in vita sua. Sì, no, non ho nessun tipo di formazione da danzatore, né accademica, tradizionale, né moderna, né contemporanea. So ballare i balli tirolesi, ma insomma. E quindi, con mia grande sorpresa, all'epoca si mandavano ancora DVD, mi ricordo che mandai 5 DVD a 5 festival di danza contemporanea italiani e ricevetti nel giro di parecchi mesi, però ricevetti 4 inviti a presentare il mio lavoro. Beh, che non mi sembra male. No, da quel momento insomma è iniziato un po', è stato un po' come, io amo dire che è stato un po' come se il mondo della danza da quel momento in poi mi abbia in un certo senso adottato, ecco. Quindi questa è una parola molto bella che sottolineo, cioè il mondo della danza mi ha adottato, e tra l'altro questo mondo della danza nel 2019 ti ha fatto vincere il Leone d'Oro, e siccome tu non lo farai, io adesso vorrei leggere una cosa che è il discorso che lui ha pronunciato al Leone d'Oro. Non ve lo leggo tutto, ma perché, vi fa capire il filo rosso di quello che è stato poi, invece, secondo me, il lavoro di Alessandro. Cioè, nel senso che nel 2019 lui fa tutta una serie di ringraziamenti che adesso leggerò, e che però ci fanno capire molto bene il suo lavoro anche in seguito. Posso? Questa è una sorpresa per lui, non lo sa che l'avrei letto. Allora dice: in particolare vorrei ringraziare tutti quegli artisti i quali hanno capito quanto fosse necessario uscire dai confini della propria disciplina per raccontare la complessità della contemporaneità. Così come vorrei ringraziare tutti coloro che hanno deciso di restare dentro i confini della tradizione, mantenendola viva. E quindi già questi sono due fili, perché Alessandro sta con i piedi molto nel presente, ma guarda la tradizione e sa guardare avanti, e sa costruire l'avanti. Quindi grazie per averci insegnato che attraverso l'impegno, la volontà e la disciplina si possono superare i limiti del corpo, e questa è un'altra cosa molto importante su cui lavoreremo, cioè il corpo. Nella danza ho trovato un territorio fertile e l'ispirazione per tutti i miei lavori, come un paese nel quale è possibile essere accolti pur non essendoci nati. Dedico il premio alla famiglia, agli amici e alla memoria di mia zia Maria Pia. Ma questo lo dici tu, nel senso, ci racconti perché ringrazi tua zia Maria Pia? Ma ho ringraziato mia zia Maria Pia perché non perché avesse la sindrome di Down, ovviamente mia zia Maria Pia aveva la sindrome di Down e aveva 30 anni più di me. E era la sorella di mio padre, e siamo cresciuti assieme, ecco, io sono figlio unico, quindi eravamo mia madre, mio padre, io, mia zia, e i miei lavoravano sempre, hanno sempre lavorato 15 ore al giorno, quindi ero da solo in casa, da bambino in casa con mia zia, era un po' una sorella maggiore, minore, no? Non si capiva bene chi si stava prendendo cura di chi, no?
E lì nel discorso mi sentivo di voler ringraziare, perché era una persona estremamente, oltre ad essere una persona estremamente allegra e affettuosa, era una persona estremamente lenta. Lenta, lei partiva al mattino con tutta una serie di rituali che comprendevano la toiletta personale, rifare il letto, passare un po' alla scopa, fare colazione, mangiare, eccetera. E solo tipo la scopa, il rito del passare la scopa iniziava verso le 2 del pomeriggio e finiva verso le 6 del pomeriggio, no? E avevamo un appartamento di 80 metri quadri, ecco, non è che quindi da lei mi sembra di aver ereditato questo concetto di riuscire a trovare nella lentezza qualcosa che ti tiene molto agganciato al tempo presente. Questa è una cosa che forse il tempo si dilata quando insisti in qualcosa, ecco. Quindi questa dilatazione del tempo che poi diventerà una diciamo una caratteristica molto specifica del lavoro di Alessandro, perché appunto le sue performance, non so se chiamarle performance o spettacoli, me lo dici tu, durano anche 5-6 ore talvolta, portando uno sforzo notevolissimo ai suoi performer e al corpo stesso, ma ne parleremo magari in seguito. Una cosa che volevo dire è che ho letto varie interviste su Alessandro, che spesso gli chiedono vabbè, ma come è cambiato la tua vita dopo il Leone d'Oro? Insomma, diciamo che non è cambiato granché, anche perché, questo ci tengo a sottolinearlo io, Alessandro non ha mai voluto, diciamo, avere fondi ministeriali, perché questo gli avrebbe, diciamo, vuoi dirlo tu? Sì, senza entrare con nessuna polemica. No, non c'è nessuna polemica. Alle cose che abbiamo detto, innanzitutto io mi sento perfettamente a mio agio nella definizione di coreografo oggi, nel senso che quello che faccio è organizzare il movimento umano nel tempo e nello spazio, quindi questo il coreografo fa, e questo sento di fare io, anche rivendicando un po' con gratitudine il fatto di essere stati accolti, no, in questo territorio. E sì, noi abbiamo deciso di non fare la domanda ministeriale, di tenere un'associazione culturale estremamente leggera, indipendente ed elastica, quindi tutte le persone che lavorano con me lavorano anche in altre realtà, non abbiamo un ufficio, non lo vogliamo, non abbiamo un teatro, non lo vogliamo, preferiamo chiedere le residenze, preferiamo non stare alle scadenze ministeriali che ti obbliga almeno a una produzione annua, preferiamo non entrare nel... E questo però ti ha consentito di avere quella radicalità che, diciamo, per cui ringraziavi i tuoi predecessori, ma che in qualche modo ti ha consentito di lavorare e di fare le cose meravigliose. In generale funziona così: ho un'idea, parlo con i miei collaboratori e le mie collaboratrici, ci mettiamo alla ricerca di fondi, residenze, tutto quello, anche perché magari un progetto, poi magari ne parleremo dopo, mostreremo qualche video, alcuni progetti vengono realizzati magari all'improvviso in 8 giorni, no? Altri progetti magari necessitano 2 anni per un'elaborazione, 3 anni a volte, quindi il sistema ministeriale non ci corrispondeva e quindi preferiamo lavorare così, prendere un pezzettino di qua, un pezzettino di là, un pezzettino di là, metterci magari più tempo, ma in questa maniera siamo libere e soprattutto con le coproduzioni i soldi arrivano prima del debutto e non dopo il debutto, come avviene spesso con il Ministero, che non è esattamente un dettaglio. Assolutamente no. E prima invece di immergerci nel tuo lavoro, mi faceva piacere dire 2 parole sul tuo metodo di lavoro, perché in realtà tu lavori moltissimo insieme agli altri, così come abbiamo visto che hanno fatto anche, che fanno tuttora, non è che hanno fatto, che fanno tuttora altri nostri ospiti, e cioè sia Sabrina con i suoi tavoli di lavoro e sia Chiara Camoni lavorano molto insieme agli altri. Però una cosa che mi ha molto divertito di voi tre, cioè la cosa in comune di voi tre, diciamo, è che nonostante si lavori con grande ascolto, grande partecipazione reciproca, tutti e tre a un certo punto mi avete detto sì, ma non è assolutamente una cosa democratica, nel senso che l'autorialità... Beh,
ti insegnano sin da piccolo che il teatro non può essere un sistema democratico. Io non credo che sia vero, nel senso che ci sono dei collettivi che lavorano benissimo. Io sono un artista che non riesce a lavorare da solo, neanche se sta facendo un assolo e è l'unica persona in scena. Ho sempre bisogno di essere circondato da compositori, da designer, altri artisti che vengono a vedere le prove e che in un certo senso mi obbligano a darmi una disciplina. Senza questi sguardi esterni, senza questi collaboratori e queste collaboratrici, probabilmente mi sdraierei sul pavimento, inizierei a guardare il soffitto. Sono una persona estremamente pigra, non ho uno stile di vita minimamente radicale e quindi ho bisogno di tanti supporti per lavorare. E poi ovviamente tutta la parte amministrativa, burocratica, la ricerca dei fondi. Ovviamente fa capo a me, non abbiamo le stesse responsabilità, non abbiamo, e non voglio neanche che le persone che lavorano come le abbiano. Però la cosa che mi fa... In questo senso non è mai, non possiamo essere per forza di cose sullo stesso piano. Ecco. No, nel senso che appunto lo dicevo ridendo, che l'autorealità appunto non può essere, diciamo, però sei molto inclusivo perché sai anche chiedere aiuto, no? Mi viene in mente per esempio... Un lavoro che non vedremo e quindi raccontiamo un attimo brevemente, cioè che è Augusto, che è questo lavoro nella quale per molto tempo devono ridere, cioè i performer devono ridere, e mi raccontavi che c'è stata questa grande difficoltà all'inizio perché non si sapeva cosa fare, che poi invece ti sei rivolta ad una persona, ad una donna. Sì, ma in generale ci sono diversi metodi per comporre un pezzo. La maggior parte delle volte mi piace pormi in maniera naif, naif in senso positivo. Preferisco non studiare, non sapere cosa è accaduto nella storia della danza rispetto alla pratica che sto andando ad affrontare. Quindi non mi interessa colmare le mie lacune, perché appunto essendo stato adottato sono convinto che se sapessi troppo di quella storia lì non riuscirei più a muovere un passo. Quindi la maggior parte delle volte, non so, voglio studiare il movimento del corpo che ruota intorno al proprio asse, mi chiudo in uno studio per mesi fino a quando smetto di avere la nausea, di avere i giramenti di testa e ho trovato la tecnica da solo. Per Augusto, dove la pratica era la risata e bisognava ridere per almeno un'ora in scena e non c'era niente da ridere o che facesse ridere, è stato un po' complicato, nel senso che durante le prime 4 settimane all'inizio non sapevamo come resistere così tanto, era molto faticoso. A un certo punto sapevamo come farlo, ma non sapevamo più come smettere, e quindi le persone dovevano andare in bagno per calmarsi, raffreddarsi un po' per smettere. A un certo punto abbiamo iniziato a studiare una tecnica che potesse essere adattata a questa ricerca, e abbiamo chiamato un insegnante di yoga della risata, nel senso che ci sono queste pratiche che si chiamano yoga della risata, in cui le persone si incontrano in uno spazio per ridere assieme, nel senso che adesso non ve lo so spiegare dal punto di vista neurologico, ma in sostanza una risata finta sul cervello e sul corpo ha gli stessi benefici esattamente di una risata vera. Quindi queste persone trovano uno spazio per farsi degli scherzi, fare una serie di movimenti che li porta a ridere per un determinato tempo e per avere questi benefici. Quindi lei ci ha insegnato la respirazione, ci ha insegnato come un minimo di tecnica per affrontare questa cosa, e a partire da lo studio della tecnica abbiamo iniziato, poi siamo riusciti a montare la coreografia. Quindi l'ho costretto, diciamo, scusami, a raccontare questa cosa, perché c'è sempre un tentativo di superamento dei propri limiti, non solo corporei, ma il corpo è strettamente legato a tutto quanto il resto, quindi è un continuo tentativo di superare un limite. Ma su questo vorrei fare una precisazione, no? Una postilla. Sì, no, nel senso che poi banalmente si dice che mi piaccia portare il corpo dei performer allo sfinimento, che è una cosa che mi fa molto ridere, perché il nostro punto di partenza è sempre veramente l'opposto, nel senso che è vero che sono stato influenzato da
gli anni 60 e 70, in cui appunto il corpo era sempre un corpo trasfigurato, violentato, spinto verso l'estremo, ma siamo nel 2024, mi sembra già un miracolo in un certo senso, no? Che uno spettatore abbia la voglia e il tempo di uscire di casa, comprare un biglietto, cercare un parcheggio, venire in questo luogo ad assistere a qualcosa che accade in tempo reale, oggi. Mi sembra quasi esotico, no? Quindi per me è sempre una relazione che invece voglio incoraggiare, è sempre una questione di energia che ho voglia di condividere, quindi le prove a volte assomigliano più che altro a un allenamento che serve al performer e ai performer a provare piacere in una pratica che apparentemente sembra non averne. Quindi il raggiungimento dell'obiettivo è sempre quello di trasformare uno sforzo in un'energia positiva che può essere condivisa col pubblico. Ecco, quindi è un punto di vista molto 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 diverso da quello che accadeva in quegli anni. Io, se tu fossi d'accordo, inizierei con Folks. Sì. Non so se vuoi... Magari possiamo farlo andare dopo la prima mezz'ora, possiamo farlo partire intorno ai 30 minuti, tanto non c'è niente di più noioso che vedere la performance in video, quindi vi spiego intanto semplicemente... Intanto ce la puoi... Vi spiego semplicemente... C'è qualcuno lì che ci può mettere Folks? Hello? Intorno ai 30 minuti. Eccoci. Mettiamo l'audio piano piano, ve lo... Perché è stato mostrato al Pompidou. Sì, se riuscite a farlo partire intorno ai 30 minuti. si erano distratti. Folks è un lavoro sullo Schuplattler, che è una danza popolare tirolese e bavarese. L'intuizione, l'idea è arrivata nel 2011, credo, quando per la prima volta ho visto un'immagine sulla quarta di copertina di un CD di un cantante canadese. C'era lui che lui si chiama Rufus Wainwright, indossava l'abito tirolese tradizionale, simile a quello che indosso io. Lui è molto più bello, però. E lì per la prima volta ho sentito che c'era qualcosa di contemporaneo in questa immagine. Non sapevo niente di questa danza e assieme a un programmatore italiano molto appassionato di queste zone e di queste tradizioni, per la prima volta ho deciso di andare in Tirolo a raccogliere informazioni su questa danza. E, potrei parlarne per delle ore, ma sì, però la cosa che volevo un po' raccontare è innanzitutto, visto che in questi talk si parla di buone pratiche, sappiamo tutti che cosa rappresenta la parte sud del Tirolo per gli italiani e viceversa cosa rappresentano gli italiani per le persone che sono nate in questi luoghi, quindi è una zona abbastanza controversa, nel senso che questi balli non appartengono alla tradizione italiana ma appartengono di più alla tradizione austriaca e questo territorio ovviamente, come sappiate tutti, non apparteneva all'Italia, quindi è una tradizione che ci è arrivata ma che in un certo senso non ci appartiene, quindi senza sapere come approcciarmi distinto, la prima cosa che ho cercato di fare è stata incontrare una compagnia di balli popolari tirolesi, raccogliere informazioni e in un certo senso cercare di essere benedetto da questa comunità, cercare di aprire un dialogo con questa comunità, cercare di fare questa cosa assieme per quanto possibile, no? Quindi anche lì ho sbagliato tantissime cose all'inizio, perché la prima domanda che ho fatto è stata: ci potete insegnare? E loro ovviamente hanno detto: no, non ti possiamo insegnare, nel senso, questi sono i balli che noi all'interno del nostro piccolo villaggio abbiamo creato, non esiste che li insegniamo a un altro autore, no? Perché uno ha l'idea della tradizione come se fosse una cosa piatta, statica, ferma, no? Invece le compagnie di balli tradizionali ogni anno rimescolano questi passi, rimescolano queste coreografie, creano nuovi spettacoli, che sono i loro spettacoli, quindi ovviamente è come se un artista viene da me e mi dice: mi insegni il tuo spettacolo? Io gli dico: ma no, perché ti dovrei insegnare il tuo spettacolo? Quindi è iniziato questo dialogo interessantissimo,
tra l'altro a volte capita di lavorare con curatori molto illuminati, nel senso che subito è nata questa idea che entrambi gli spettacoli, la mia versione contemporanea e lo spettacolo tradizionale, fossero presentati assieme, no? Per il debutto almeno. È bellissima questa cosa. E quindi, insomma, ve la faccio breve perché potrei parlarne veramente per ore e ore e ore. Noi abbiamo deciso di imparare, a modo nostro, guardando dei video, e poi ci siamo presentati appunto dai detentori della tradizione per chiedere l'autorizzazione a usare questi passi, mostrare loro come danzavamo e chiedere almeno se secondo loro ciò che facevamo era corretto innanzitutto e se era rispettoso in un certo senso. Poi questo ballo non crea dei problemi dal punto di vista religioso, contenutistico, nel senso che Schuplattele vuol dire danza battitore di scarpe. Era una danza che ha più di 1000 anni in realtà, praticata principalmente dagli uomini, esclusivamente dagli uomini all'inizio, che veniva presentata alle feste per fare colpo sulla parte femminile della comunità. Per cui una delle regole che ho scoperto, che in alcuni casi esiste ancora, che nel momento in cui ti sposi non puoi più danzare, quindi esci fuori dalla compagnia. La drammaturgia del pezzo è stata costruita così, diciamo che man mano che si avvicinava il debutto, io invece di chiudere la coreografia continuavo a riaprirla, perché pensavo che, appunto, essendo una danza così antica, essendo una tradizione così viva ancora oggi, perché non è la Quintana di Ascoli Piceno per intenderci, quei vestiti e questa danza viene veramente praticata ancora oggi, non solo per i turisti ma alle loro feste, mi sembrava che fare uno spettacolo di 50 minuti non fosse abbastanza, e quindi la domanda era: come finirà questa tradizione, o una tradizione in generale? Ovviamente la risposta non la sappiamo. La prima risposta che avevo trovato è stata: una tradizione finisce nel momento in cui nessuno è più testimone di essa, nessuno la vede, come se io scrivo Madame Bovary, no? Capolavoro, lo metto nel cassetto, nessuno lo legge, quel romanzo non esiste. Quindi ho pensato: una tradizione non esiste fino a quando c'è qualcuno, non esiste se non c'è più nessuno che lo osserva. Quindi in maniera molto divertente abbiamo fatto degli esperimenti con degli amici, chiedendo di poter danzare per loro fino a quando ci fosse stata almeno una persona in sala a osservare. E ciò che è successo in realtà è stato che queste persone non se ne andavano più, perché rimanevano estasiate. Tra l'altro è una danza molto... Sì, perché tra l'altro è estremamente coinvolgente, ma è anche quasi ipnotico. Sai, è quando... molto faticosa anche, sì. Sì. No, ma come spettatore, sì, cioè, sì. Diciamo, per voi è estremamente faticosa, non so se avete visto tutto il sudore che gli cola da tutte le parti, però mantengono un sorriso incredibilmente. Ma... E quindi lì il problema è che gli spettatori però non se ne andavano, no? Certo. I danzatori iniziavano quasi a insultare gli spettatori dicendo: perché non ve ne andate? No? E quindi un giorno stavo parlando a uno sharing con un piccolo pubblico che c'era venuto a vederci di queste elucubrazioni mentali che stavo facendo, e una signora si è alzata dal pubblico e mi ha detto: ma se noi siamo liberi di andarcene, perché i danzatori non sono liberi di andarsene, no? E da lì è arrivata la regola della performance, dove noi annunciamo all'inizio al pubblico che danzeremo per loro i balli tipici del Tirolo e della Bavaria fino a quando ci sarà almeno uno spettatore in sala a osservarli, oppure fino a quando ci sarà almeno un danzatore in scena a danzarli, e che chiunque, sia tra gli spettatori e sia tra i danzatori, deciderà di abbandonare la sala non potrà più rientrare. E quindi è nata una performance che è composta principalmente in tempo reale, dove appunto i danzatori devono essere molto presenti, osservarsi tra di loro, hanno una decina di pattern a disposizione da lanciare in tempo reale, e non sappiamo mai quanto durerà la performance, chi sarà l'ultimo danzatore a rimanere in scena. E poi una eccetera, cosa, eccetera. Io non so se lo sai, ma io sono una corista, nel senso che faccio parte di un coro, e questa performance in particolare mi aveva molto colpito quando
quando l'ho vista, perché è molto simile alla, alla cosa del coro, nel senso che bisogna sentirsi tantissimo vicendevolmente, cioè non è solo lo sguardo, è anche proprio il sentirsi fisicamente per creare lo spazio. E questo però sentirsi, secondo me, vale per voi come vale per noi come pubblico quando, quando vi vediamo, perché in questa performance in particolare non c'è il pubblico dentro, diciamo, lo vedremo dopo, ma lo senti, senti il rumore, senti, senti il, la non c'è musica, la, il suono e la musica viene fatta da loro, quindi è un... Un'altra cosa che mi interessava anche era lo sguardo del pubblico, nel senso che nel momento in cui sai che sei invitato a stare veramente quanto vuoi, nel senso che è parte delle regole della performance, ma che non puoi tornare, mi interessava un attimo anche sottolineare questo piccolo atto di responsabilità, no? Del per quanto tempo voglia di guardare. Le musiche, a parte la prima che è sempre la stessa, sono, vengono mandate da un computer che in scena a sinistra non si vede, chiunque dei danzatori può andare a metterle, c'è una playlist di una trentina di brani, ogni brano che viene utilizzato viene rimosso dalla playlist, non potrà mai più essere usato e ogni data nuova aggiungiamo dei nuovi brani, questo per lavorare proprio su questa questione dell'essere presenti, non affezionarsi a qualcosa che è già accaduto la volta precedente e essere vigili, essere, essere col gruppo, ecco. Come vedrete, ogni, come vedrete capita... Che poi naturalmente, scusami Alessandro se ti interrompo, però questo essere vigili, questo richiamare l'attenzione, questo essere vigili da parte di tutti, cioè da parte del pubblico come da parte di chi è lì su, fa parte proprio, cioè è di quelle indicazioni delle buone pratiche, no? Di cui parlavamo sempre all'inizio, cioè del, quali sono le buone pratiche. Ecco, essere vigili, cioè essere attenti a quello che ti succede intorno è sicuramente una di queste, come lo è l'inclusività, come lo è il fatto di avere il rispetto del, del lavoro dell'altro nello stare a guardare. Ma come si fa a coreografare uno spettacolo che non sai se durerà 50 minuti o se durerà 3 ore? No? Ovviamente per affrontare un lavoro come questo abbiamo scritto una serie di regole che abbiamo chiamato Manifesto Folk, dove, dove all'inizio appunto oltre a delle regole precise su come trattare appunto il ballo folk, il ballo tradizionale, ci siamo dati anche delle regole su come relazionarti sul tuo compagno, su come prenderti cura del gruppo, su quella tua, la tua posizione all'interno del gruppo. Molto spesso capiterà di vedere i danzatori che sorridono nei miei lavori, non è mai ovviamente un sorriso registico, no? È perché una delle cose che abbiamo scoperto è che sorridendo si rilasciano sostanze che permettono di restare assieme di più in uno spettacolo come questo, che appunto ha un'impronta concettuale abbastanza rigorosa. Non, sono sempre interessato anche a molto altro, sono sempre interessato appunto alla comunità che si costruisce intorno al progetto, alla psicologia dei performer, ogni tanto anche la mia, e tutte le conseguenze che... E la comparsa di questa fisarmonica? Abbiamo lasciato, c'è uno strumento tra l'altro meraviglioso. Abbiamo lasciato dei segni, quindi io sono l'unico che indossa una versione semplice dell'abito tradizionale, compare una fisarmonica che non sta suonando, sta respirando in realtà, c'è un cappello, e di solito io in quel momento dello spettacolo lì, quando suono la fisarmonica... finisco di suonare e me ne vado. Me ne vado anche perché non ce la fai più. Perché ce la faccio più, ero il più vecchio ovviamente, ma anche perché i danzatori, il gruppo è amalgamato. Si diverte molto più se io non ci sono più, no? Nel senso che appunto non, ecco, le buone pratiche, anche accettare che a un certo punto devi andare perché loro non ti vogliono, non so, ecco. Questa è un'ottima pratica. Questo mi sembra una bella pratica, è molto bello. Eccolo, guarda, ciao, vai. Bellissimo.
Ah, bello, proprio ti guardano andare via della serie, finalmente. Sì, questo è stato uno dei primi lavori che ho costruito, sia danzando all'interno che essendo coreografo, e devo dire che ho deciso di non farlo mai più. Un po' faticoso, leggermente. No, non è per me. Sì. E un'altra cosa che mi faceva piacere dire è che molti tuoi lavori, Folks anche, è stato fatto in varie versioni, come tu le chiami, no? Nel senso che sia come di tempi sono diversi le situazioni nel quale si svolgono, c'è anche questo, c'è un rigore nella flessibilità, se posso dire questa cosa. Cioè, Alessandro ha un rigore pazzesco nella scansione dei tempi, nella scansione dei movimenti, nella scansione, nella scelta delle persone, però ha una flessibilità, quindi il rigore nella flessibilità mi sembra che è una cosa che forse ti potrebbe... Sta qua, guarda. Ah, ci abbiamo la sveglia. Certo, io se me la porto ogni volta da casa, perché così siamo attenti a non sgarrare. Sì, se vuoi andare... rispetto alle versioni mostriamo magari il secondo video. Sì. Possiamo far vedere il secondo video? Può partire intorno ai 10 minuti. Sì, allora, intanto diciamo che, così come avevi detto, diciamo, nel Leone d'Oro, qui non solo ti sei ispirato alla tradizione e hai chiesto, diciamo, ragguagli sui passi e sulle danze, mentre invece qua, Turning... Sì, questo è, appunto, come dicevo prima, nel 2016, credo, mi hanno invitato a un progetto europeo che si svolgeva tra Europa e Canada. E primo anno, assieme a un altro gruppo di artisti, abbiamo studiato, il tema del progetto europeo era la migrazione, si chiamava Migrant Buddies. Primo anno abbiamo ricevuto informazioni sulla migrazione in senso ampio, quindi migrazione degli animali, ma anche immigrazione degli esseri umani, quindi da dove fanno il nido le cicogne in Croazia prima di migrare verso l'Africa e poi tornare indietro e andare a deporre le uova nello stesso nido dove sono nate, no? Oppure immigrazione, appunto centri di prima assistenza per rifugiati, eccetera, eccetera. Io ero rimasto particolarmente colpito dalla migrazione degli animali, no? E ero in un momento della mia ricerca in cui mi interessava lavorare su un unico movimento, trovare un unico movimento in ogni spettacolo che facevo. E quindi mi sono chiesto qual è il movimento della migrazione, e pensando appunto agli animali, ai salmoni ad esempio, no? Che nascono nel fiume e hanno una prima metamorfosi fisica che gli permette di passare dall'acqua del fiume dolce a quella salata del mare, poi dipende dalla specie, vivono la maggior parte del tempo nell'oceano, quando sentono che sta arrivando il momento hanno un'altra metamorfosi fisica che gli permette di ritornare all'acqua dolce del fiume, tornano indietro, celebre, famosissima è la celeberrima, l'immagine dei salmoni che risalgono le cascate, no? E vanno a morire, e a riprodursi e a morire esattamente nel luogo dove sono nati, no? I biologi di lì, questi li abbiamo studiati a Vancouver, i biologi di lì dicono fuck and die. Ecco, quindi mi sono chiesto qual è il movimento della migrazione, e ho iniziato a pensare al cerchio, a questa idea di trasformazione. E appunto, come dicevo prima, in questo caso ho preferito non studiare, mi sono chiuso in uno studio, ho imparato questa tecnica, ho trovato questa tecnica, e da lì sono nate diverse versioni, in questo caso particolare, del progetto Turning, a partire dalla mia, la più piccolina, dove sono da solo in scena. Questa è la più numerosa, è stata creata per il balletto dell'Opera di Lione, e in ogni versione di questo progetto ci sono diversi interpreti, diversi scenografi, diversi light designer che interpretano Turning, appunto, che in inglese vuol dire sia girare ma anche cambiare, evolvere, no? E questa è la versione più teatrale in assoluto. Le versioni più piccine girano invece molto nei musei, anche questo è proprio il palco dell'Opera di Lione,
Se volete alzare leggermente il volume, si può sentire un po'. Sì, io volevo anche dire un'altra cosa, che oltre ai movimenti migratori che sono circolari, mi dicevi che c'è anche questo studio delle costellazioni, quindi il girare delle stelle intorno alla cosa, ma anche, diciamo, la nostra circolazione interna, no? Il sangue che è circolatorio, appunto. E quindi in realtà il cerchio è una tua espressione molto forte di tutto, che include tutto. Ma io ovviamente, forse in questo pezzo non si percepisce, è sicuramente la versione più pop che abbiamo fatto di questi materiali, ma appunto io sono diplomato geometra, non ho studiato filosofia, anche all'università non ho fatto nessun esame di filosofia, ma se penso alla filosofia, no, penso a quando ero piccolo, no? E i bambini si fanno queste grandi domande, no? Sull'universo, sull'infinito, sugli animali che volano all'unisono. Quindi ho sviluppato una curiosità sin da piccolo e tutta una serie di domande, no? Verso questi misteri, no? Che per i bambini di solito sono incredibili, poi dopo noi ci avviciniamo. Quindi probabilmente il mio interesse verso questo genere di pratiche nasce anche un po' da quel mistero, che ovviamente è un mistero che non possiamo svelare, che non possiamo di cui rispetto al quale non abbiamo le risposte. E questi sono sempre progetti, dico sempre, che da un certo punto di vista agganciano probabilmente uno sguardo simile al mio, no? Che è uno sguardo che è interessato ovviamente a queste questioni, che è interessato all'aspetto concettuale, alla ricerca molto delimitata di quello che fa il corpo, ma anche uno sguardo, appunto, come dicevo prima, che a volte può essere anche molto pop, molto distante da ciò che è stato il concettualismo il secolo scorso. E quindi è un lavoro, un'opera che può attrarre anche lo sguardo di uno spettatore che non è interessato a nessuno di questi aspetti, perché magari è interessato più a vedere questo lavoro più come quasi una disciplina sportiva. E quindi allo stesso tempo è un lavoro, anche il mio, che riconosco che può rendere scontente moltissime persone, perché ripeto, il mio intento non è di mescolare i generi, non mi interessa, è fare quello che mi manca, mettere in scena quello che mi manca come spettatore. E quindi fare quello che mi manca come spettatore. Sì, 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 sì. Quindi sì. Divertirti in realtà anche con leggerezza in queste cose, in qualche modo c'è una leggerezza. Per me è arrivare in quel luogo lì e sentirmi in un luogo dove nella mia vita personale non avrei mai nessuna forza, potere per riuscire a raggiungerlo, ecco. Sì. Io volevo dire un'altra cosa a proposito dei tuoi lavori, nel senso che molto spesso hai utilizzato, diciamo, delle cose tipo i giocolieri, no? Non riguarda specificamente questo lavoro, però mi faceva piacere parlarne perché non lo mostreremo. E quindi con la pratica dei giocolieri che tu hai messo all'interno del tuo lavoro, hai in qualche modo dato lo spazio anche all'imperfezione, no? Assolutamente. Dirci qualche cosa in proposito, perché questi sono fantastici. Sì, sì, se vogliamo possiamo mettere anche il video successivo, perché sì. Così lo lasciamo andare. Dopo Folks era nata l'idea di, in maniera duchampiana e pop allo stesso tempo, no? Di creare una trilogia all'interno della quale, come con la danza tirolese popolare, mi appropriavo di alcuni movimenti, alcune pratiche che non avevo inventato io, quindi in questo senso trattando il movimento umano come una sorta di ready made, no? E quindi è nata questa trilogia, che la prima è sulla danza popolare, la seconda è su la seconda è sulla giocoleria e la terza è sullo sport. E,
e la giocoleria, ovviamente in quel caso lì abbiamo lavorato con giocolieri, quindi persone che hanno su di loro questa pratica, no? E in quel caso è stato interessante per me perché, non so, se io pensavo alla giocoleria da bambino non ero particolarmente interessato, soprattutto c'è tutta una serie di luoghi comuni, no? Se lavori nel mondo dell'arte contemporanea, che una sorta di snobismo anche, no? Nei confronti di alcune pratiche come quelle circensi, no? Che per qualche maniera non vengono ritenute contemporanee, non si sa bene perché. E invece io per la giocoleria, nel momento in cui ho iniziato a pensarci, mi sembrava una pratica così performativa, no? Un uomo, una ragazza, un giovane che lancia degli oggetti verso l'alto cercando di riafferrarli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? E ovviamente non puoi vincere perché la gravità vince sopra ogni cosa, no? mi sembrava quasi un paradigma dell'atto performativo in sé, no? E quindi nel momento in cui ho iniziato a collaborare con una comunità di giocolieri, io, diciamo, ho spiegato cosa vedevo nella loro pratica e cosa mi interessa dell'atto performativo, e loro hanno iniziato a raccontarmi anche che cosa è la loro storia e che cosa significa la loro pratica, no? Quindi abbiamo iniziato a fare degli esperimenti, no? E c'era un po' di nervosismo nell'aria, quindi loro quando mi mostravano dei trucchi spesso l'oggetto cadeva, no? E quando l'oggetto cadeva ho notato che facevano due cose, no? Una era creare una gag magari a partire da quell'errore, quindi farlo diventare divertente, oppure velocizzare il tempo, no? E nascondere quell'errore nei limiti del possibile. E lì abbiamo iniziato a riflettere su quest'idea di mostrare l'errore, no? Quindi se un oggetto cade, facciamo un respiro, ci riconcentriamo, osserviamo lo spazio intorno a noi, raccogliamo l'oggetto e continuiamo o ricominciamo da capo, ecco. È una piccola, quando parlo prima della maniera, del fatto che mi piace mostrarmi in maniera naif, intendo proprio questo, no? La comunità di giocolieri avrebbe voluto mostrarmi tutto un filone di circo contemporaneo, che è ad esempio molto forte in Francia, no? E io non ho voluto vedere niente, non ho voluto sapere niente, non ho voluto sapere di Gandini, non ho voluto sapere niente. E ho preferito appunto fare le domande che forse potrebbe fare un bambino, no? Cade l'oggetto, ma perché lo raccogli? Perché non aspetta? Non lo so, ecco, questo è stato un po' la... E invece adesso siamo in un luogo altro, perché questa è un'altra caratteristica di Alessandro, nel senso che ha portato i suoi spettacoli, le sue performance in luoghi che sono non luoghi. Ci troviamo qui all'interno di una piscina ed ci sono due cose molto importanti, cioè ci sono tante cose molto importanti da dire, che diremo. Uno è guardate il luogo, due che le persone che performano si mischiano con il pubblico, e tre è una cosa che credo che compaia per la prima volta e che è importante, perché poi dopo lo riprenderai e lo diremo dopo, che compare la musica all'interno del lavoro. Sì, se vogliamo andare avanti, quando si vede la piscina, il suo lavoro si chiama Iris, ha debuttato l'anno scorso al Festival d'Autunno a Parigi, ecco, va bene, e, come una sorta di preanticipazione delle celebrazioni per i Giochi Olimpici, mi è stato chiesto dal Festival d'Autunno di lavorare in una piscina, abbiamo scelto questa meravigliosa degli anni 20 che si chiama la Butokai, e io ho chiesto di poter lavorare però sulle Paralimpiadi e non possiamo sulle Olimpiadi. Possiamo alzare un poco il volume? Certo. Si può alzare, ma di poco, il volume, in maniera tale che possiamo comunque parlare ma che si sente? Un altro po'? E quindi ho pensato che era più interessante sicuramente lavorare più sul sistema delle Paralimpiadi che sulle Olimpiadi in generale. Ovviamente ho avuto carta bianca. E quindi nel lavoro sono coinvolti 12 cantanti, un direttore d'orchestra, di opera. Pubblico transita dagli spogliatoi che avete visto prima nella piscina vera e propria, e ci sono 7, se non sbaglio, nuotatori paraolimpici
alcuni molto giovani, quindi con disabilità fisica, e c'è un arbitro, un vero arbitro di nuoto, che conduce la serata, quindi vengono alternati rielaborazioni da questo canto di Palestrina che si chiama Sicut Cervus, no? Che dice: così come il cervo si abbevera la fonte, io voglio godere di te, oh mio Dio. Quindi la sacralità di questo luogo, di quest'acqua, viene spesso spezzata da vere competizioni di nuotatori paraolimpici. Io vorrei far notare, allora, innanzitutto la musica è stata fatta da questi... Sì, è stata fatta da Piera Giou e Aurora Bausà, che hanno riarrangiato la musica di Palestrina e l'hanno trasmessa a questo coro. E questo è molto importante anche perché la collaborazione, diciamo, con persone del mondo della musica, con Alessandro, avviene spesso, in particolare con loro due, ed è, diciamo, un altro delle caratteristiche del mettere insieme i vari linguaggi, diciamo. E poi l'altra cosa che mi sembra importante far notare è proprio il pubblico, nel senso che il pubblico deve scegliere dove stare, cosa guardare, perché le cose avvengono in contemporanea, e poi che il corpo è mostrato per quello che è. Cioè, noi, questa è una cosa per esempio che a me era venuta in mente quando vedevo una cosa semplice, terra terra come sono io, e cioè che per esempio noi siamo abituati, no, nel balletto classico, e che tutto sempre, il corpo è un corpo sempre molto perfetto, molto che vestito o svestito in maniera da mostrare un corpo bello. Invece qui c'è il corpo nella sua semplicità, e io credo, quindi, nel bello, nel brutto. I cantanti stanno in costume, cioè, e questo l'ho trovato una cosa per me molto bella, cioè la capacità di accettarsi per quello che si è e di mostrarsi per quello che si è, no? Ma infatti anche per questo motivo era molto più interessante lavorare all'interno del mondo delle Paralimpiadi che all'interno del mondo delle Olimpiadi, appunto, senza nessun intento polemico, ma a parte che io mi trovo molto a mio agio, ecco, appunto, la cosa più interessante di questo progetto, se vuoi andare avanti di 10 minuti o 5 minuti, la cosa più interessante di questo progetto è anche la più faticosa probabilmente, ecco, ok, va bene. La cosa più interessante di questo progetto probabilmente è stato, appunto, entrare in contatto, collaborare con la comunità parigina che si occupa delle Paralimpiadi rispetto al nuoto, e assieme decidere che cosa spiegare delle regole del nuoto all'interno delle Paralimpiadi, no? Spiegare, lei sta facendo una serie di introduzioni, spiegare come mai, ad esempio, all'interno delle Paralimpiadi possono competere persone di sesso diverso all'interno della stessa competizione, età molto diverse all'interno della stessa competizione. No, a volte c'è tutto un sistema di regole molto complesso, per cui il traguardo, anche se non viene raggiunto per primo da una persona, quella persona può comunque vincere, perché il tuo tempo viene sempre moltiplicato per un coefficiente, no? Che rende tutti uguali, sia che tu abbia un problema neurologico, sia che tu abbia un arto amputato, sia che tu sia un non vedente, no? E questa l'ho trovata una cosa veramente molto 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 interessante. Questi sono due ragazzi ipovedenti, credo. Tra l'altro uno dei due è campione mondiale. E qui, diciamo, appunto, si accendono le luci della piscina, cambia l'atmosfera, partono le gare e poi tornano i cantanti. Dov'è quella parte in cui i cantanti cantano nell'acqua? Più avanti. Possiamo andare un po' più avanti, allora? Ecco, quello è il direttore d'orchestra. Sì. Vai pure un po' più avanti, grazie. Secondo me nella terza parte. Vai pure.
Anche qua. Ecco. Dopo, poi c'è un'altra gara. E questa è stata anche molto divertente e non sapevo se fosse possibile. Ecco, lascia pure, grazie. Cantare galleggiando. Possiamo, ci possiamo stiamo un attimo alzare, zitti, sì. Solo un momentino, se alzi un poco il volume, per favore. Cosa incredibile, poi che una piscina suona come una cattedrale. Esatto, perciò volevo alzare il volume. Grazie. E questa cosa del canto mi sembra molto importante, perché adesso mi farebbe molto piacere se ci raccontassi che cosa stai combinando. Il nuovo lavoro si chiama U, ecco, o U, e debutterà a Bolzano Danza il 24 luglio. E sono 7 cantanti, un gruppo che abbiamo messo però insieme. Però mi interessa anche un'altra cosa prima. L'ispirazione di questo lavoro qual è stata? Della Triennale. Ho trovato, mi è stato commissionato un lavoro alla Triennale di Milano dove ho coreografato il movimento di alcuni cori internazionali, diciamo come area geografica arrivavano dall'Armenia fino al Portogallo, passando per l'Italia, quindi c'erano due cori italiani, appunto un gruppo di bambini misto e un gruppo di adulti maschile. Cori di montagna, ecco, come ne abbiamo visti tanti, e per la prima volta ho avuto l'occasione di ascoltare le parole di quel, forse di un repertorio che diamo per scontato, no? Che affonda le radici nel secolo scorso, che è ancora vivo, appunto in un momento storico in cui ancora su quei colli si poteva cantare della relazione dell'uomo con la natura, del cambio delle stagioni, dell'amore profano, l'amore sacro, l'amore. Quindi c'è questo nuovo lavoro che mette insieme il canto, ma c'è una cosa molto importante, nel senso che lui aveva deciso che i suoi performer dovevano danzare stando fermi. No, allora siamo ancora in progress. Questo nel lo senso so, che però mi era sembrato interessante. Questi canti sono bellissimi, sono al limite del sentimentalismo a volte, no? Quindi io all'inizio ho cercato, per smussare un po' questa sensazione di sentimentalismo, quasi di nascondere i cantanti mentre cantano le cose più forti, no? Di metterli là, di farli camminare in un angolo. A un certo punto mancava, non so come dire, una certa dose di sexiness, per usare un linguaggio terra-terra. Ho detto, vabbè, basta, loro osserveranno il pubblico per tutta la durata delle performance senza muoversi. E quindi ho proprio ribaltato, ho cercato di sbatterli in fronte al pubblico, no? Con una fissità, tenendosi per mano, immobili. E adesso vorrei provare, prima del debutto, un altro tipo di attività. Probabilmente partiranno in teatro, partiranno dal fondo, alternando canto e silenzio, e avranno una 10, 12, 14 metri da camminare all'unisono, quindi con una camminata lentissima, che dovrebbe durare un'ora, il tempo di eseguire credo 12 canti corali, sì. Però è ancora tutto da provare, magari è quindi possibile. Stiamo avendo, grazie perché ci stai raccontando una cosa che verrà, quindi non so se vuoi dire qualche altra cosa su Iris. No, vabbè, no, io questo lavoro non volevo farlo più dopo il debutto, nel senso che è stato talmente straordinario collocarlo in quel luogo che mi sembrava che non fosse un lavoro che poteva seguire una tournée tradizionale, ecco. E invece probabilmente ci sarà una replica a Ginevra l'anno prossimo. A noi è piaciuto, quindi magari possiamo trovare qualche piscina da queste parti per farlo vedere. Va bene, e allora io vorrei chiederti, come, poiché questo è un luogo dove appunto ci stiamo chiedendo che cos'è costruire comunità, e soprattutto abbiamo avuto molto quest'anno l'impostazione sulla questione di genere, sulle buone pratiche maschili, e per questo diciamo
tranne Chiara, che è venuta in quanto moglie, era il fil rouge, diciamo, era quello delle buone pratiche, delle buone pratiche maschili, diciamo che sono le nuove buone pratiche maschili che sono, diciamo, diverse da quelle tradizionali. Se ti dovessi chiedere secondo te quali sono, come risponderesti? Costruire comunità, non me la so preparata. No, non ce la siamo preparata. Oggi, giuro, appunto, che non ce la siamo preparata. Stavo affrontando delle questioni, appunto, di lavoro. Costruire comunità, secondo me, è accettare il fatto che siamo incredibilmente imperfetti e limitati e fragili, soprattutto in un sistema come questo nel cui si mette in campo il proprio corpo. Il proprio corpo lo si espone, lo si mostra, lo si fa sudare, lo si fa. Quindi accettare che. Ma quando parlo di imperfezione non mi riferisco alla disabilità, mi riferisco proprio al genere umano in generale, ecco, accettare che a volte non ci si comprende, dare per scontato che non ci si comprenderà. E quindi non essere delusi se non ci si comprende, mettersi in ascolto rispetto alle cose che non ci si comprende. E questa è la cosa più difficile in assoluto. Più difficile in assoluto e perché ci sono sempre questioni che vanno a toccare corde molto sensibili, a ferire, a deludere e accettare il fatto che... è molto difficile. Io vorrei anche adesso faccio un po' di dunque, questo è il mio libro che non ti ho dato, però non l'ho preso per fare, ma per leggervi una cosa che per me è stato il diciamo, è stato proprio il motivo per cui ho pensato a costruire comunità, ed è una frase di Italo Calvino dalle città invisibili che io ho voluto usare proprio come incipit, perché credo che sia quello che tu stavi cercando di dire adesso e che mi piacerebbe concludere la nostra rassegna proprio con le parole di Calvino. Mi piacerebbe che lo leggesse qualcun altro, perché mi emoziono sempre, è incredibile questa cosa. Nonostante siano passati tanti anni, io ogni volta che leggo questa cosa mi emoziono tantissimo. Allora, l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, è accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione ed apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Grazie. Devo chiedere scusa perché l'ho fatto sempre, questa volta non l'ho fatto, e quindi voglio ringraziare veramente di cuore le persone che mi hanno aiutato, che mi sono state vicine in tutti questi incontri. Non le nomino perché sicuramente mi dimentico qualcuno e quindi faccio una brutta figura, ma voglio dire che quando abbiamo iniziato gli incontri molte delle persone che poi sono state miei compagni di lavoro qui al Madre erano stati da poco, diciamo, erano entrati da poco nel Madre, e quindi è stato bello poter costruire insieme questa comunità intorno alla rassegna. Quindi vi voglio veramente ringraziare tutti ad uno senza dire i nomi, perché sennò faccio le mie solite brutte figure, ma grazie di cuore a tutti e grazie a voi.